popolo! Oh, rotelli di popolo e popolo di rotelli! Da parte mia, da parte dei miei colleghi, come al solito, la nostra più cordiale buonasera. Ebbene, voi non potete immaginare da quanto tempo stavamo aspettando prima il 28, dopo il 29 agosto. Ebbene, oggi 29 agosto, la miglior gara dell'anno a Dorotelli. Ma vi pregherei una cosa, mi piacerebbe, ci piacerebbe, compreso me e i miei colleghi, avvicinarvi un po', avervi vicino. Per noi è importante, quando si è vicini si vede il vostro sorriso e la vostra allegria. Intanto guardate sul palco, come al solito, i tre bellissimi campioni del nostro bel canto. È ritornato ancora una volta quel campione che è venuto già varie volte. Mi auguro questa sera di sentirlo ancora una volta con quella forma smagliante, con quella forma strepitosa, con quella voce bellissima. Adesso lo facciamo alzare, ma vi prego cortesemente di accoglierlo a Dorotelli, come al solito, come sempre, con quell'applauso proverbiale, con quell'applauso stupendo. Eccolo qua presente, alzati, Franco Temuro. No, vago su, di minus. Ricordatevi, quando c'è l'applauso bello, forte, loro cantano meglio, questo lo ripeto sempre. È ritornato ancora quel cantante romantico, quel cantante bellissimo, quel cantante che con la sua voce fa quello che vuole, fa penetrare addirittura la sua voce nel vostro cuore, e di tanto strapperà, immagino, l'applauso, ma in questo momento lo vorrei tutti. Chiesto sempre cortesemente, il grande cantante simpaticone Gavino Luria. No, non mi senti più agente, no. Bene, Franco Temuro, Gavino Luria, un altro stupendo cantante. Mi soffermo un secondo per dirvi che ho letto io personalmente sul manifesto Francesco Falchi. Ebbene, voglio chiarire di fronte a tutti, io e il comitato, che purtroppo è un errore di stampa. Un errore di stampa, perché l'invitato, appunto, e come al solito l'abbiamo qua stasera, quel cantante che conquistò da anni fa il bellissimo pubblico di Dorotelli con la sua ottima forma, con la sua ottima classe, con la sua ottima bravura. Eccolo qua presente, alzati, col vostro applauso certamente, tutti insieme, iniziando da giù in fondo, Franco Tenanni. Alla fisarmonica, grazie, alla fisarmonica certamente non poteva mancare quell'eroe, quel principe della fisarmonica che si chiama, niente meno ancora, si chiama virtuosissimo fisarmonicista Peppino Pipia. Alla chitarra Aldo Calizza, signore e signori, buon divertimento. Diamo l'onore questa sera a Franco Tenanni, assieme naturalmente a Gavino Luria e Franco Temuro, di dedicarvi un bellissimo canto in re. Signore e signori, buon divertimento! Thank you.
Thank you.
iniziamo la premiazione per quei ragazzi che hanno partecipato al torneo di ping pong. Primo classificato, Sorodu Gesuino. Sorodu Giacomo. Una coppa offerta dalla ditta Scatto. Quarto classificato, Luneso Antonello. Thank you.
Io ho smarrito un borsello, dentro ci sono dei soldi, 10-15 mila lire, sarà di qualche giovanottina. E pregato salire sul palco, biglietti da 1000, borsello con biglietti da 1000 dentro, chi l'ha perso è pregato a salire, sul palco. Allora vai un balusardo. Mi pregato a tu. Signora, se riesco, no.